tutti amici e amiche, benvenuti in questo mio nuovo video decorazione della settimana. Mi è stato chiesto di fare il video parlato, anziché mettere la musica e fare un estratto della decorazione, parlato, quindi va da sé che il video sarà più lungo, vi devo avvisare. Cercherò di tagliare i punti morti, però per forza di cose il video sarà un pochino più lungo, quindi vedremo poi se piace a tutti. Altrimenti tornerò magari al vecchio stile, quindi non perderei altro tempo per non annoiarvi. E qui ho già tutto pronto, cominciamo pure che vi spiego come decorerò, anzi decoriamo insieme e boh, mi vedrete pasticciare proprio. Come prima pagina del lunedì 23, allora voglio usare un po' di queste cose qua, buste, bustine che tengo sempre, e siccome non riesco mai a fare un journal, diciamo, stanno un tantino moltiplicandosi quindi qui magari vado a fare una decorazione semplice in questo modo qua. Allora voglio tenere questa parte qua molto semplice. Spero che la luce sia buona, perché è la luce naturale. Volevo approfittare di questa magnifica luce che c'è oggi, finalmente è arrivata proprio, direi, l'estate. Ieri c'erano la bellezza di 30 gradi, infatti siamo andati a portare il cagnolino e ci siamo andati a squalificare. Allora, stiamo già pensando anche alle vacanze che faremo in Liguria, penso. Allora, eccoci qui. Ho tolto tutto quello che c'è in più e volevo metterlo così in un angolo. Sì, siccome non c'è niente che attacchi, non posso metterci di sicuro la colla qua. Vado di biadesivo. Sapete che adoro riciclare qualsiasi tipo di immagine, però mi sono detta a un certo punto inutile tenere e non usare mai, e quindi mi sembrava carino fare questa decorazione oggi con voi usando tutto ciò che riciclo. Là, ecco qua, adesso togliamo tutti questi pezzettini e metto qua nel mio angoletto questa simpatica agrumata, mi piace molto. Tra l'altro ho fatto un po' di washi tape fai da te, li ho fatti un po' in questo modo, adesso poi andiamo avanti, se no vi tengo qua 20 anni, e questo qua guardate che carino, e l'ho avvolto in questo modo, come vi dicevo, si può fare. Questo qua sono le etichette sempre fatte con il nastro carta, Allora qui è tutto un po' strettino, ma volevo dare ancora un po' di colore, magari richiamando questi colori qua, e direi che questo qua è il migliore per farlo. Allora, pensavo solo di mettere una striscioletta qui, un bel grazie. Sì, non ne ho fatto tanto perché andavo un tantino di corsa. Tra l'altro non so se conoscete la Betty Planner, penso di sì, un po' tutti la conosciamo. Ha fatto un bellissimo gruppo e una bellissima organizzazione per parlare di legge d'attrazione. Ci saranno dei PDF, perché poi ha anche il sito,
aprirà il sito, adesso sta solo prendendo gli indirizzi email per appunto organizzarsi e fare la mailing list, ma per mandare questi PDF agli indirizzi email. Ok, qua volevo fare una composizione sulle due pagine, no? Allora, ho tenuto queste. Anzi, qui faccio un'altra cosa. Volevo farla doppia in questo modo, però tagliando qui perché sennò non riesco poi a gestire. Qua però c'è la saldatura, eh? Se esco dall'inquadratura però non è carino, vero? È un po' come fare una live in questo modo. Tanto qua è trasparente, posso andare anche dritta così. E qui cerco di sagomare un pochino. In modo che sia un po' meno spigoloso. Vediamo come rende. Ecco qua. Volevo fare una cosa di questo tipo. Magari così. E poi riprendo qua e forse però sta meglio se taglio così, in questo modo. Ma cosa ne dite? Proviamo. Taglio per riuscire a non far pasticci tra le due pagine. Così, quindi biadesivo. Speriamo che sia abbastanza trasparente. Com'era? Così. Mi ero persa. Cercando di andare tutto intorno faccio. Ci abbiamo un pezzo di caramella qua. Perfetto. Là. Oh. Ovviamente sono contenta di usare queste cosette perché sono molto fresche e primaverili. Allora, adesso così, ne? Sì. Cioè, veramente ci sono i pezzi di caramellina. Perfetto. Profumeranno queste pagine di caramella. Vediamo se. Benissimo. Sì, un pochino si vede biadesivo, ma non è una cosa tanto fastidiosa. E ora, detto che per pulire queste forbici dai residui della colla del biadesivo basta passargli Chantecler sopra, sì, ve l'avevo detto. Ok. Caramello ovunque, perfetto. Ok. E poi voglio fare questo qua, quest'altro lato di qua. Magari sotto metterci una libellulina. Questo washi fai da te con la libellulina, tanto per dare un po' di altro colore alla paginetta. Questi li ho fatti con clear stamp e acquerello. Se volete altri video di questo tipo, che poi vabbè, ormai sapete come si fa, ma se volete che pacciocchiamo insieme e vi fa piacere vedere mentre li faccio, ditemelo, perché io ho sempre paura di fare dei video noiosi e allora a volte evito di fare tante cose. Però se voi avete delle richieste più o meno sulle cose che io faccio, non chiedetemi cose per me impossibili. Però queste cosette qua che faccio, se vi fa piacere vedermi pastrocchiare,
ditemelo, che io faccio volentieri insieme a voi. Se sono certa di non annoiare, faccio volentieri. Ah, ecco qua, allora mettiamo qua, tanto lì sta fermo. Togliamo il biadesivo. Per fortuna questo biadesivo si stacca molto velocemente, anche perché su questa carta tipo di nylon attacca proprio bene. Olè, mi piace questa cosa, simpatica. Dai, carina. A parte qua che si vede un po' il biadesivo, è caruccia. Mi lascia comunque abbastanza spazio. Vi dico già che martedì uscirà la mia organizzazione cartopazzosa, il ciclo di video a cui ho invertito i titoli miglioramenti su cartelletta, porta ritagli. Vedrete, vedrete. L'ho utilizzata al 100%. Quindi andiamo a giovedì e venerdì. Volevo assolutamente utilizzare anche queste qua. Quindi io metterei, farei una composizione un po', la dividerei ovviamente perché è impossibile mettere tutto insieme, e così uso anche questa. L'ho già usata in un altro journal che ho fatto, mi piace troppo. Adesso però il mio verduriere non ce l'ha più, ma del resto non sarebbe il caso di tenerne ancora, perché sennò poi diventa tutto uguale. Allora devono cambiare immagini su queste carte, non è che possono mettermele tutte uguali. Allora qui terrei più la parte della frutta, però non mi piace fatta, oh là là, delineata così, quindi la strappo un pochino cercando di tenere quanto più possibile la forma della frutta, anche se è un po' improbabile, ma non mi piace dritta e squadrata così, mi piace di più. E poi farei qua, che diversamente non ci sta. Ok, e il resto lo vado a definire dopo. Quindi più o meno questa è la parte che vado a incollare. Sì, qua devo incollare, ma uso il Prit così andiamo un po' più spediti, Dunque, un pezzettino di carta. Oh, ma questo è finito, cosa me ne sto facendo di tenerlo? Perfetto. Ok, vado, uso il Prit per velocizzare, ma non ho troppa simpatia per il Prit, non so se ve l'avevo già detto. Ok, deve rimanere ben attaccato, se no mi urta. Ok. E faccio così, ma come mai però? Ok. Sì. E ritaglio tutto questo qua che è in più. Allora, non so se metterci altro. Cominciamo a mettere anche questa parte qua. Di qua. Beh, sì. Allora, mettiamo la colletta. È un po' particolare come decorazione, ma ogni tanto almeno si varia un pochino, se no sempre uguale. Anche se una ragazzetta qua ogni tanto ci starebbe anche bene, diciamoci la verità.
capovolto qua questo. No, che poi non so, non so cosa che ancora che ci faccio di lì. Che io non premedito, non so se io non riesco a premeditare le mie decorazioni. Anche perché non avendo un tema è impossibile premeditarle. Ok. Oh, questo effetto un po' stropicciato mi piace sempre tanto. Io non aggiungerei altro, magari ecco. Sì, magari ecco, potrei fare questo. Giusto dare un tocco di richiamo di qua e di là, tanto le ho fatte sullo stesso stile, da parte a braccio, le due parti sono sullo stesso stile, quindi potrei fare un richiamino di colori, così. Sì, se no mi occupo troppo spazio sempre. Allora ne metterei uno un po' più alto. Sono andata sulla M, perfetto. E una la metterei più bassa, così per non fare troppo speculare. Carino, sì, dai, ci sta meglio. Da più anche di qua sarebbe bello fare qualcosa. Sì, diciamo ci sono queste note qui. Qua avevo già messo questo, qua magari metto le note, anche se rimangono verticali non fa niente. Mi piacerebbe farlo a metà, però perché è troppo spesso. Vediamo, vediamo un po' cosa si può fare. Potrei fare metà qua, metà là. Metto solo sta parte sotto qua, perché sennò non mi dà tanto senso. Si intravedono le note, ma non proprio in modo... Richiama il verde. Metto un po' per così, perché non sono andata tanto dritta. Allora, e poi farei anche un angoletto qua. Ok, starebbe bene anche di qua. Forse così. No, basta. Toh, magari così va. Bello, va bene, mi piace. Così mi piace, è più completo. Ok. Quindi qui a posto, andiamo a sabato e domenica. Qui avevo tenuto, ok, facciamo così, metto le mie amate almeno su sabato. Allora metto prima un washi dei miei, anche solo un pezzettino. No, metto tutto. Così. Questa settimana quasi tutto sul fondo. Poi metto questo. E poi volevo recuperare questa qui, la metterei qui. Timbrata, una timbrata, però secondo me su questa carta è davvero favolosa. Così. Sarà il caldo che fa sto lavoro, il prit, sì, può essere. Così. Dai, carina. Anche questa, simpatica. Poi, vediamo come ultima, come domenica, potrei avvalermi del mio taccuino in costruzione. Allora, c'erano queste immaginette qui, che potrei mettere di nuovo nell'angoletto
qui preferisco sempre appunto strappato, se no troppo netta non mi dà senso, tipo così. Poi però stavolta ci metterei una ragasuola, tipo no, ah, questa sembra triste. No, dunque questa c'ha tutto sto coso intorno, non mi piace. No, allora vediamo, metto del washi questo qua, così, è così semplicemente. Però vabbè, metto così perché sennò non riesco neanche più a scriverci sopra. Oggi questa volta non ho usato la cocoina, ma mi sa che era meglio. Olè. Sì, dai. Carina. Questa settimana a costo zero. Quanto mi piace questa cosa del costo zero. Allora, perché tagliare già qui? Sì, va benissimo. Vabbè, particolare, non c'è che dire. Non so se metterci ancora qualcosa. La farfallina? La farfallina ci starebbe bene. Per un astratto tra foto e niente, disegni così. Però questa è da ritagliare perché non mi piace. Non la metto così, ma per metterla qua dovrei togliere i bordi, poi gli partono le antennette. Il brutto di questi stickers che hanno tutto questo bordo, io lo metto qua così, anzi qua così, qua. Sì, giusto per dare ancora qualcosa alla pagina, che ma lo metto qua, no, qua. Ok, basta. E abbiamo finito là. Spero che non sia stato troppo lungo il video. Vi abbasso un pochino così la vediamo più da vicino. Allora, a cosa ne dite? È una settimana davvero semplice, simpatica. Adoro quando riesco a fare delle intere decorazioni usando materiali di recupero in questo modo. Fatemi sapere se lo fate anche voi, che mi diverte tantissimo questa cosa. Vedete, si vede un pochino qui, non so se lo notate, si vede un pochino il biadesivo, ma voglio dire, è una decorazione della settimana, non è un'opera d'arte, quindi secondo me ci sta. Giovedì e venerdì a strappi con busta della verdura, perfetto. Sabato e domenica mi piace tantissimo. Mi piace proprio tanto, soprattutto sabato. Devo dire che questa composizione mi è piaciuta davvero tanto. Fatemi sapere se vi piace fatto in questo modo il video o preferivate i miei silenzi. Anche perché non sono tanto abituata a farlo in questo modo, anche se all'inizio dell'anno avevo annunciato che l'avrei fatto in questo modo. Però poi mi sono persa e ho pensato che fosse più simpatico fatto sempre, e più che altro rilassante fatto nell'altro modo con la musica. Quindi fatemi sapere come lo preferite, che io vi accontenterò perché vi adoro. Niente, iscrivetevi se vi va e spolliciate. Ci vediamo al prossimo video, vi mando il mio solito mondo di baci e tanta positività. Ciao a tutti!